Un minuto con Padre Pio dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Sant'Anna. Come vediamo, una chiesa particolarmente attenta al distanziamento sociale, quello che stiamo vivendo un po' tutti noi per la nostra salute in questo periodo storico. Il 2020 lo ricorderemo tutti, sicuramente tutti ricorderemo anche il 1916. I 7 mesi che Padre Pio ha vissuto in questa chiesa, e sicuramente ha vissuto anche delle esperienze simili a quelle che ci raccontano in questa giornata Padre Tarcisio Zullo, che spesso raccontava che Padre Pio nei confronti di pellegrini di lingua straniera riusciva a capire benissimo quello che loro dicevano e soprattutto anche a volte anche i dialetti delle nazionalità differenti. Padre Tarcisio gli chiedeva: ma come fai? E lui poi rispondeva con una semplicità straordinaria: è il mio angelo custode che mi aiuta a capire tutto e poi mi traduce tutto. Ed io rispondo tranquillamente. Lui rispondeva tranquillamente in italiano. Ma quello che oggi vogliamo raccontarvi è risalente al 1965. Lo racconta Padre Alessio. Padre Alessio racconta nelle sue memorie che più volte restava in compagnia di Padre Pio fino a tarda sera e poi doveva accompagnarlo l'indomani alla messa. Beh, più volte lui racconta che spesso riposava poco e non riusciva a svegliarsi. C'era sempre qualcuno dietro la sua porta, la mattina presto, che bussava e diceva: Alessio, alzati. Lui subito si rimetteva, metteva l'abito e andava a prendere Padre Pio, quindi per accompagnarlo in chiesa. C'è stato un giorno, e lo racconta Padre Alessio, che purtroppo lui non riuscì a svegliarsi. Non riuscì a svegliarsi né per le confessioni e né tantomeno per la messa. Ma quell'Alessio svegliati, quel bussare dietro la porta, non era neanche arrivato. Allora subito Padre Alessio si precipita giù da Padre Pio e chiede perdono. Perdonatemi padre, questa mattina non sono riuscito proprio a svegliarmi, mi dovete perdonare. E Padre Pio, con una semplicità straordinaria, gli dice: Figlio mio, non posso mandarti ogni mattina il mio angelo custode a svegliarti.